Non ci crederete mai, oggi mi vedrete provare un allenamento di gambe. E quindi finalmente sul canale un allenamento di gambe. Per tutti gli haters che mi dicono non alleni le gambe le hai lasciate a casa, qua e là. Oggi vi faccio vedere io un allenamento devastante. Mentre voi parlate con la boccuccia, io agisco. E infatti sto ingrossando il mio grosso chiappo solo per mostrarvelo a fine allenamento. Adesso mi faccio un bel riscaldamento e poi vi mostro l'allenamento di oggi, che sarà bello sofferto. Che tra l'altro non è che sono un powerlifter, non sono un campione di sicuro in questi movimenti. Non sono fortissimo, sarà un allenamento molto semplice e vi mostro appunto come mi alleno. Voi haters che state guardando questo video, avete una bella natica come la mia? Non penso proprio. Guarda che natica poderosa, che movimento di natica. No, però mi è aumentata la natica, ne sono consapevole. Ah, ho messo anche i calzini rosa per l'occasione, per farvi vedere quanto pussi sono. Vi piacciono i miei calzini rosa? Sono belli, vero? Guardate, guardate che scatto felino. Vedete? Questo lo dedico sempre agli haters, un bel calcio nel culo. Di solito il calzetto rosa lo metto nelle occasioni speciali. Oggi è un'occasione speciale perché non avete mai visto se alleno le gambe come le alleno. Pensavate che non allenassi le gambe. Senti che allungamento, un po' di mobilità attiva. Comunque guardate qua la mossa del gatto, andiamo a lavorare sulla nostra zona lombare. Che tra l'altro la mossa del gatto la utilizzo molto per l'attivazione della hollow position, però torna utile anche a livello lombare. In questo caso qua si chiama mossa del gatto perché sembra un gatto incazzato, guardate. Oggi mi sento particolarmente stupido, ragazzi, ma mi piace mostrarmi per la mia stupidità. Questo allenamento sarà un po' professionale, un po' stupido. Allora, il menu di oggi propone, come primo esercizio andrò a fare squat 5 serie da 8 con 110 kg. Quindi un bel po' di serie e un bel po' di ripetizioni. Partiamo. Mentre mi scaldavo è arrivato il corriere con il pacco della Zekplus, l'ho già aperto, guardate qua, ho preso un bel po' di roba. Abbiamo le proteine concentrate, questo qua è gusto latte e miele, non le ho mai assaggiate, devono essere strabuone. E anche queste non le ho mai assaggiate, gusto caramello, vi farò sapere, ma secondo me sono veramente buone. Inoltre sul sito sono appena usciti dei prodotti nuovi come gli spaghetti proteici, che oggi a pranzo me li assaggio, e il pre-workout, anche questo qua è nuovo, gusto blood orange. I miei colleghi della Zekplus mi hanno parlato molto bene di questo pre-workout, vediamo se supera il mio gusto preferito, mela verde. E poi le classiche legend bar, cioccolato bianco, mandorle e cocco, queste qua sono devastanti ragazzi. Come al solito vi ricordo il mio codice sconto Jackie13 per risparmiare 10% su tutti i prodotti del sito. Voi risparmiate, io guadagno, così produco anche più video. Mi raccomando, il vostro supporto per me è fondamentale, vi voglio bene. Allora, volevo fare la classica pubblicità mentre prendo il pre-workout, che non è solo una pubblicità, realmente prendo il pre-workout prima dell'allenamento. Volevo assaggiare il gusto nuovo che mi è appena arrivato, però se prendo il pre-workout adesso vado sulla luna, perché stamattina mi sono bevuto una mocca da 4, poi sono andato con il faraone che sta tenendo la camera al bar e mi sono bevuto un altro caffè, quindi sono tipo così. Quindi oggi faccio volare anche il rack. Partiamo con l'allenamento. Adesso giusto un 2 serie di avvicinamento per scaldarmi e poi si parte con le 5 serie da 8 a 110 kg. Belli profondi, croccanti, quasi a toccare col sedere per terra. Giusto 4 rep per scaldarmi un po'. Prima serie da 8 a 110, partiamo. Andiamo di low bar. Comincia già al massimo. Lo squat lo soffro tantissimo. Quella colazione non mi ha aiutato. Questa mattina ho mangiato un bel po', devo ancora digerire. Comunque io e il faraone stiamo registrando 2-3 video a settimana. Sono davvero felice che i video dove vi mostro i miei allenamenti vi stiano piacendo. E quindi preparatevi perché arriveranno un sacco di contenuti sull'allenamento. E non solo. Oggi è una di quelle giornate che non ho proprio voglia di allenarmi, eppure lo faccio comunque. Seconda serie da 8. Andiamo. Concentrazione. Ugh.
Ok, mancava pochissimo. Nell'ultima ripetizione mi sta per scappare una scorreggia. Vi è mai capitato a voi? Terza serie, partiamo. 5 serie sono la morte. Questa serie l'ho sentita parecchio. Ancora 2 serie e abbiamo finito le 5 da 8. Comunque è incredibile come io cerco di essere professionale, di fare un video di qualità con i microfonini, e qua ci sono tutti i miei clienti in palestra che stanno disturbando, urlando e parlando di cagate, compresa la coach Elena. Che ridere! Quarta serie da... E c'è un professionista che sta lavorando, sta facendo contenuti sportivi. Devo far vedere la quarta serie da 8 ripetizioni con 110 kg. Meno male che non hanno i microfoni loro, non potete sentire le cagate che stanno dicendo. Comunque partiamo, quarta serie da 8. Ok, quarta andata. I livelli di caffeina nel mio corpo in questo momento sono troppo elevati. Mi devo dare un attimo una calmata. Questa ultima serie la dedico sempre ai miei haters. Baciatemi il fondo schiena. Ultima serie da 8. Sofferta l'ultima, ma non si molla. Mi dicono dalla regia che con questa canottierina assomiglio a Goku. Lo prendo come un complimento. Squat finito, passiamo al prossimo esercizio. E nella scaletta degli esercizi che odio di più in assoluto c'è sicuramente il Bulgarian, esercizio che andrò a fare adesso. Farò stripping a rep fisse, 3 serie da 8 ripetizioni, poi 15 secondi di pausa e altre 8 ripetizioni, quindi sono 16 ripetizioni per gamba, sono 32 ripetizioni per serie. Tra una serie e l'altra farò un recupero di 2 minuti e mezzo, concedetemelo. Partiamo. Il vostro fenicottero preferito calistenico sta per fare 32 ripetizioni. Tanto so già che ci sarà chi giudica l'esecuzione, chi giudica il mio programma, ma sapete cosa? Non me ne frega proprio niente, io mi alleno. Via subito. Ok, adesso 15 secondi di pausa e faccio altre 16 ripetizioni con l'altra gamba. Dovevano essere 15 secondi, sono già in pausa da 30. Non, è che la mia voglia di farmi così del male non è troppo elevata. Ok, adesso un attimino di pausa e via di altre 8 ripetizioni. Oddio, dico Dio, lo invoco perché è un suicidio questa parte d'allenamento. Non so neanche perché sto usando la cintura, non mi serve qua. Adesso 2 minuti e mezzo di pausa e si riparte. Allora, dovete sapere che io non riesco a essere auto-obiettivo nelle mie programmazioni. Tante volte mi faccio programmare la scheda di gambe dalla mia ragazza. In questo caso ha avuto lei la brillante idea di programmarmi questo mese di allenamenti sulle gambe. Come vedete adesso sta facendo coaching. Elena, vieni qua un attimino, vieni. Questa bastarda. Dimmi Elena, nel tuo piccolo cervelletto, cosa ti è saltato in mente di mettermi 16 ripetizioni per gamba? Allora, c'è solo una spiegazione, perché le gambe secche. Comunque, se metterete like a questo video, proverò l'allenamento glutei di Elena. Quindi mettete like, così vedrete un po' di gluteo femminile. Seconda serie, adesso partiamo con la gamba sinistra. Aspettiamo un attimino. Altre 8. È micidiale, è autolesionistico questo programma. Ok, adesso 15 secondi di numero di pausa. Stessa cosa con l'altra gamba. Non so se l'ho detto, ma sto utilizzando 40 kg. Ok, un attimo di pausa. Ok,
pausa meritata. Ma perché mi sono rimesso la cintura? Non mi serve la cintura adesso. Vedete, non capisco più niente. Caffeina, super set, non serve la cintura. Comunque, se questo video arriverà a 3000 mi piace, porterò un allenamento glutei della mia ragazza. Guardate che bella ripresa che sto facendo. Quindi, se fossi in voi, metterei un bel mi piace sotto questo video. Io continuo ad allenarmi adesso. Ultima serie, per fortuna, di Bulgaria. È una tortura cinese questo allenamento. O sempre più avanti o sempre più indietro, si sbaglia sempre. Quindi secondi, si parte con l'altra gamba. Sono solo 40 kg, ma in questa modalità ti spacca veramente. Ok, Bulgarian finiti. Passiamo al prossimo esercizio. Adesso il menu propone stacco rumeno, farò 4 serie da 8 con 85-90 kg. Però dopo queste 8 ripetizioni farò 20 secondi di pausa e subito un max rep, quindi 8 ripetizioni più max rep. Sarà bello tosto. Lo stacco rumeno lo farò con 90 kg. Sto già cominciando a camminare come una paperella. Comunque qua in palestra, come vedete, abbiamo fatto l'angolo tra virgolette di powerlifting. Abbiamo messo la pedana, i rack, quindi mixiamo molto comunque, perché non trattiamo solo il calisthenics qua in palestra, andiamo a modulare le schede in base agli obiettivi che hanno i nostri clienti, ovviamente. Siamo partiti 3 anni fa insegnando il calisthenics, poi col tempo ci siamo evoluti. Abbiamo cominciato a provare anche diversi stili di allenamento. Qua andrò a mettere anche la cintura perché sennò mi spappolo la schiena. Secondi di pausa e poi max rep. Ok, meritata pausa. Comunque raga, mi sta piacendo un casino il fatto di portare i miei allenamenti, che tra l'altro vedo che vi stanno piacendo, che state prendendo spunto dalle mie programmazioni, mi fa un sacco piacere. E niente, continuerò veramente a caricare un sacco di video, quindi continuate a seguirmi, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, mi raccomando, e adesso continuo a soffrire. Ok, abbiamo finito queste 4 serie devastanti di stacco rumeno. Adesso mi aspettano 6 serie da 20 ripetizioni di affondi in camminata con 20 kg. Solo 40 secondi di pausa tra una serie e l'altra. La morte. Partiamo con questa bella camminatina. Quindi sono 10 ripetizioni per gamba. Come bruciano i quadricipiti già. Ok, 40 secondi di pausa e si riparte, vediamo se stanno su. Intanto mi asciugo le asce con il mio asciugamano Gornation con tanto di cerniera. Se vi serve qualche prodotto della Gornation, polsini, accessori per l'allenamento, qualsiasi cosa, trovate sul sito. Ricominciamo adesso le serie. Sto perdendo anche la stabilità, ormai ho le gambe devastate. Ok. Come vedete non è un allenamento sicuramente mirato alla crescita dei carichi, però è un allenamento bello voluminoso. 40 secondi di pausa e si riparte. Dai, ultime ripetizioni, ho finito l'allenamento di gambe. Ultima, yes! E abbiamo finito l'allenamento per oggi. È stato un parto. E adesso faccio una cosa che non ho mai fatto, ovvero mostrare le mie gambe. Non sono gambe enormi, però questo spogliarello lo dedico a tutti quegli haters che mi hanno sempre attaccato dicendomi non allena le gambe, qua e là. Oggi avete visto un allenamento di gambe e adesso vi dedico questo flex. Guardate tra l'altro che belle mutande con le rane. Ho
Ok, questa è la mia condizione attuale. Non saranno sicuramente gambe da bodybuilder, però si vede che ormai sono 85 kg, le sto allenando bene. Ho una genetica davvero particolare, io faccio fatica a mettere su massa, però questo è il risultato di questi 2 anni di allenamenti. Sono ormai a 85 kg e questa è la mia condizione. Mi tremano le gambe, questo vuol dire che mi sono allenato bene. Allenamento di gambe finito, avete visto anche il flex imbarazzante. E che dire, mi sto divertendo, sto portando un sacco di allenamenti qua sul canale. Vi ricordo di continuare a seguirmi perché arriveranno tanti video. E niente, ci vediamo nel prossimo allenamento. Come al solito, ciao raga.